Allora, buongiorno dallo stadio Graziano Maraviglia di Rivoltella del Garda. Siamo qua con il capitano Brunati, della categoria allievi. Oggi siamo andati bene per il risultato. Vedo già il capitano che scuote la testa perché sa benissimo la domanda che gli farò. Primo tempo molto, molto Sì, difficoltoso. molto meglio loro. Giravano meglio la palla, noi soprattutto nel centrocampo stavamo molto attaccati alla difesa e anche il mister infatti alla fine del primo tempo ci ha detto che dovevamo alzare e pressare più alti, non dobbiamo incollarci alla difesa e loro giravano meglio palla e quindi primo tempo sono stati superiori loro. Dopo, cioè noi siamo riusciti magari ad andare in vantaggio subito poi a coprire bene, il secondo tempo invece secondo me siamo usciti bene e ce la siamo giocata almeno. Doppietta del capitano, complimenti. Gran gol quello su punizione, ovviamente. Abbiamo Sì, visto ma un repertorio che abbiamo già visto l'anno scorso. l'ho fatto perché l'ha chiamato Amadori e perciò perciò l'ho fatto per quello. Marino, Va numero 11 dell'Orsa Iseo, categoria allievi. Nostro capitano che ha detto: primo tempo abbiamo rischiato molto. Loro giravano meno nella palla e hanno avuto la sfortuna, diciamo così, di prendere pali, perché sembrava che il pallone avesse la calamita e andasse a prendere solamente o pali o giusto, giusto. traversi. Ma oltre a questa sfortuna, che cosa è mancato secondo il nostro Marini? Boh, un po' di convinzione nella squadra, nel spingere tutti assieme e un po' di aggressività che abbiamo avuto in partite passate. Forse un po' di paura per l'inizio partita, abbiamo visto sicuramente un ottimo centrocampo, o perlomeno così ci è parso dalla tribuna, un ottimo centrocampo, un ottimo settore avanzato, forse la difesa tentennava un momentino, aveva qualche timore, d'accordo? Sì. Più che altro che magari non conoscendo bene la squadra, essendo la prima volta che l'affrontiamo, non sapevamo bene come giocavano, allora eravamo abituati come ai vecchi schemi. D'accordo, complimenti, andrà meglio sicuramente la prossima volta, in bocca al lupo.